Far atterrare un aeroplano non deve essere una cosa semplice, ma farlo in alcuni luoghi è davvero complicato. Infatti, nel mondo esistono piste d'atterraggio decisamente particolari, costruite in posti dove normalmente sarebbe impossibile pensare di far atterrare un velivolo, come questi 10 aeroporti più incredibili al mondo. Prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 10. Aeroporto di Madeira. L'aeroporto di Madeira, noto dal 2016 con il nome commerciale Aeroporto Cristiano Ronaldo, si trova nell'isola di Funchal, in Portogallo, dove è nato il calciatore. Ed è certamente un aeroporto molto curioso, dal momento che quando fu costruito possedeva una pista di soli 1600 metri che terminava a picco sul mare, che rendeva quasi impossibile far atterrare gli aerei di linea. Era quindi necessario allungare la pista, ma essendo arroccata su alte scogliere della costa e circondata da rilievi montuosi, non era una cosa semplice. La soluzione venne trovata dall'architetto brasiliano Andrade Gutierrez, che riuscì ad allungare la pista di quasi un chilometro posizionandola come una grossa terrazza sopra circa 180 colonne alte 70 metri. In ogni caso, atterrare in questo aeroporto resta sempre un'impresa, dato che è considerato uno dei più complicati al mondo a causa dei forti venti che interessano l'area. Numero 9. Aeroporto di Courchevel. Il piccolo aeroporto di Courchevel è situato sulle Alpi francesi ed è conosciuto come la montagna russa degli aeroporti. Questo perché la sua pista è caratterizzata da una forte pendenza ed alcuni sali e scendi che rendono l'atterraggio e il decollo una vera e propria avventura. Il suo tracciato è lungo appena 525 metri e largo circa 40. Misure che lo rendono uno dei più piccoli aeroporti destinati ai voli di linea al mondo. Inoltre, trovandosi ad un'altitudine di 2000 metri, detiene il primato per essere l'aeroporto internazionale più alto d'Europa. Numero 8. Aeroporto di Kansai. Questo aeroporto internazionale è situato nella baia di Osaka, in Giappone. La sua peculiarità principale è che è stato edificato in mezzo al mare, su un'isola artificiale a 3 km dalla costa di Osaka. Un lungo ponte per auto e treni collega lo scalo alla terraferma. La sua costruzione iniziò nel 1987 e terminò nel 1994. Per realizzare l'isola artificiale furono utilizzati più di 20 milioni di metri cubi di cemento. L'aeroporto è stato progettato per resistere ai forti terremoti giapponesi. E la prova di questo arrivò appena un anno dopo l'inaugurazione, nel 1995, quando superò indenne il devastante terremoto di Kobe, il cui epicentro era a soli 20 km di distanza. Ma nonostante sia stato realizzato a prova di terremoto, gli ingegneri non hanno calcolato bene gli effetti dell'enorme massa dell'isola artificiale sul fondo sabbioso. Infatti lo scalo sta letteralmente sprofondando. Pensate che da quando è stato costruito è sceso di quasi 10 metri. In ogni caso, per evitare l'affondamento, l'aeroporto è stato edificato su 900 colonne regolabili in altezza che permettono di sopperire al leggero abbassamento. Numero 7. Aeroporto Juanco. Lo scalo internazionale Juanco è l'unico aeroporto sull'isola di Saba, situata nel Mar dei Caraibi. È considerato il più breve scalo commerciale al mondo, con una pista lunga solamente 396 metri. Saba è un'isoletta di poco più di 13 km quadrati, la più piccola dei Caraibi olandesi e dallo status di territorio d'oltremare dei Paesi Bassi. Essa consiste principalmente nel Monte Sceneri, un vulcano spento che con i suoi 840 metri d'altezza è il punto più alto di tutti i Paesi Bassi. Tornando all'aeroporto, nonostante abbia la reputazione di essere uno dei più pericolosi al mondo, non vi si sono mai verificati incidenti. È anche vero però che si tratta di uno scalo ufficialmente chiuso al traffico e possono atterrarvi solamente piccoli aerei o elicotteri con apposita autorizzazione. Numero 6. Aeroporto Gisborne. L'aeroporto Gisborne è un piccolo aeroporto regionale situato sulla costa est dell'isola del Nord in Nuova Zelanda,
è un aeroporto più unico che raro, dato che la sua pista viene attraversata da una linea ferroviaria. Lo scalo si estende su una superficie di circa 160 ettari ed i binari della ferrovia dividono la pista praticamente al centro. Infatti, capita spesso di vedere gli aerei fermi ad aspettare per il decollo a causa del passaggio di un treno. Ovviamente la gestione è regolata da una rigida turnistica e da orari ben precisi in modo da evitare incidenti. Numero 5. Aeroporto di Barra. Questo aeroporto si trova in Scozia, nell'isola di Barra. La peculiarità di questo scalo è che le sue tre piste, disposte a triangolo con lunghezze comprese tra i 600 e gli 800 metri, sorgono completamente sulla sabbia. L'unico problema è che i tempi di volo sono variabili a seconda delle maree. Con l'alta marea, infatti, l'aeroporto finisce sott'acqua. Inoltre, le piste sono delimitate con pali di legno e non possiedono illuminazione, tanto è vero che di notte è consentito atterrarvi solo ai voli di emergenza. In questi casi vengono montate luci sui veicoli e appoggiate strisce riflettenti sulla spiaggia per illuminare la pista. Numero 4. Aeroporto Ice Runway. La Ice Runway è una pista d'atterraggio situata nei pressi della stazione McMurdo in Antartide. È una delle tre piste principali che vengono utilizzate presso la stazione statunitense. La particolarità di questo aeroporto è che sorge sul ghiaccio. La sua pista d'atterraggio è lunga circa 3 km e viene realizzata all'inizio di ogni stagione ed utilizzata fino a dicembre, quando i ghiacci marini iniziano a sciogliersi. Anche se vi potrà sembrare decisamente instabile, posso garantirvi che in questo aeroporto riescono ad atterrare anche i più grandi aerei cargo piuttosto che quelli passeggeri come i Boeing 757. Ma certamente non deve essere proprio una passeggiata. Numero 3. Aeroporto di Lukla. Ad un'altitudine di quasi 3000 metri sul livello del mare, in Nepal, sorge questo aeroporto che serve la cittadina himalayana di Lukla. Situato ai piedi dell'Everest, la sua pista termina in uno strapiombo ed è stata realizzata con una pendenza di circa 12 gradi per favorire l'accelerazione e la decelerazione dei velivoli, rendendo lo scalo uno dei più pericolosi al mondo. Anche le condizioni meteorologiche, spesso proibitive, non giocano a favore della sicurezza. Nonostante tutto, questo altiporto è molto frequentato dagli appassionati di scalata che vogliono raggiungere le cime himalayane, considerato che rappresenta un'importante base d'appoggio per le spedizioni. Non capita raramente che gli alpinisti che atterrano in questa pista abbiano più paura dell'atterraggio che della successiva scalata dell'Everest. Numero 2. Aeroporto Principessa Giuliana. L'aeroporto internazionale Principessa Giuliana è lo scalo aereo dell'isola di San Martin. Parte del Regno dei Paesi Bassi è situata nella sezione nord-orientale dei Caraibi. Questo scalo è molto famoso grazie al fatto che la sua pista confina con l'affollata spiaggia di Mau Beach. Inoltre, considerato che la pista è lunga appena 2200 metri, i grossi velivoli come i Boeing 747 per atterrare sono costretti a passare il più vicino possibile alla riva. Questo ha fatto sì che numerosi turisti vengano apposta sulla spiaggia per vedere gli aerei passare pochi metri sopra la loro testa e provare l'ebbrezza di farsi sparare via dai potenti getti d'aria dei motori a reazione. Tutto ciò nonostante i cartelli posti dalle autorità che avvisano del pericolo, considerato anche che i potenti motori degli aerei possono produrre venti di oltre 160 km/h. Numero 1. L'aeroporto di Gibilterra. Lo scalo internazionale di Gibilterra si trova nello stretto omonimo e la sua caratteristica principale lo rende un aeroporto unico al mondo. L'unica pista d'atterraggio è infatti tagliata a metà da un'arteria stradale principale della città di Gibilterra, la Winston Churchill Avenue, che viene ogni volta chiusa temporaneamente con l'abbassamento di passaggi a livello composti da sbarre e semafori per permettere agli aerei di atterrare e decollare. Tra un passaggio e l'altro, la pista va continuamente controllata e se necessario pulita con apposite spazzatrici. Questo perché è possibile che sulla strada, considerato il traffico veicolare, cadano detriti, che se risucchiati dai motori degli aerei possono diventare molto pericolosi.
Conoscevate questi incredibili aeroporti? Quale fra tutti questi vi ha stupito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Lascia un like se il video ti è piaciuto, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.